Frascati non molla mai, la vivace Grottaferrata si morde le mani. Gara pirotecnica quella dell'Amadei, con gli ospiti incapaci di gestire il vantaggio e la doppia superiorità numerica. E la Lupa che riprende nel finale una gara che sembrava persa, trascinata da un Bocci in vena di grandi giocate. Sfida di alta classifica con le due squadre che se la giocano da subito a viso aperto. Dopo due minuti Lupa per prima al tira con Risi, sinistro sul fondo. Risposta ospite con un bel inserimento in area di Spalletta, sul quale è provvidenziale la chiusura di Guerrini. Buon momento per gli ospiti, Peroni ci prova dal limite. Matera si allunga e mette in angolo. Cambio di fronte e palla buona per Bocci, che però calibra male il pallonetto e favorisce la presa di Catania. Partita che non conosce pause, destro dal limite di Spalletta, Matera blocca a terra. Risposta della Lupa con Taglienti, punizione dal limite, palla alta di poco sopra la traversa. Ennesimo cambio di fronte e tentativo dalla distanza di Peroni, deviata in angolo da Matera, che si ripete al 39esimo sul calcio di punizione dal limite di Gatta. Ospiti che nella ripresa partono subito alla grande. Dulcetti aggancia Roano in area, l'arbitro comanda calcio di rigore. Il difensore della Lupa rimedia il secondo giallo e viene espulso. Dal dischetto trasforma Roano. La reazione della Lupa è rabbiosa, diagonale di Cugini, Catania attento e respinge e si ripete al 15esimo su tentativo in area di Bocci. Al 25esimo però tutti in piedi per applaudire il numero 10 della Lupa, che si coordina in area e tira fuori dal cilindro una rovesciata spettacolare che sorprende l'immobile Catania. Un pareggio che resiste solo due minuti. Contatto in area Guerrini-Spalletta e secondo penalty di giornata. Ferrarelli, capitano della Lupa, protesta e anche per lui la gara finisce in anticipo. Sul dischetto si ripresenta Roano che mette a segno la sua doppietta personale. Lupa che comunque trova la forza per reagire, destro di Taraborelli sul fondo, non di molto. Poi al quinto minuto di recupero, punizione in area di Matera. Bocci salta più in alto di tutti e regala ai padroni di casa il gol del definitivo 2-2. Per la Lupa Frascati è come una vittoria, la vivace getta alle ortiche una grande occasione e cede il primato in classifica alla nuova Tor Tre Teste.